Sopravvissuti, bentornati sul canale, bentornati su RimWorld. Allora, stavo giusto ampliando un pochino la base per costruire la zona medica, quando a un certo punto ho visto questo. C'è un'allevatrice di animali, di nome non lo sapremo mai, vuole unirsi alla colonia, è disposto a contribuire ma non se ne andrà volontariamente, affermando di non avere un altro posto dove andare. Potete scegliere di rifiutare e non mandarla via oppure no. I colori saranno infastiditi dal fatto di mandare via qualcuno. No, no, no. Va bene. Sì, accetta. Sanchez. È arrivato o arrivata? No, arrivata Sanchez. Allora, vediamo un attimo che cosa sa fare Sanchez. Urge un altro letto. Sanchez. Allora, biografia. Diplomazia 9, mischia 8, animali 8, medicina 3, ricerca 2, non male. Ah, psicopatico, ecco, sta cosa non mi fa impazzire, ma va bene. Oh no, un raid. The Red Ibis Brin. È uno solo. Ti sfondiamo. E vi dirò di più. Si fanno prigionieri, signori. Medico. Questo è il letto per... Ah, no, aspetta, non posso. Mi fa tutta la stanza come... Letto medico per prigioniero e un letto normale per prigioniero, ok. Prepariamoci alla battaglia. Ma finché non si avvicina troppo, sta bene là. Sì. Porca miseria. Me levate sti sassi. Grazie. Jumper. Bravo. Levami sta robaccia. Non posso velocizzare. Non posso. Colò non c'è sito di cure? Oh no! Oh no! Non sapevo che era già arrivato questo. Ma perché Jumper non c'ha la pistola? Ma dov'è la pistola? Vai Jumper, sfornalo. Veloci, regà. Oh, Griff, occhio che colpisci Jumper, fai da... Fermi tutti. Tutti smobilitati, please. Smobilità. Allora. Erbe mediche? Muy bien. Allora, Jumper, vai a riposare. Letto medico. Vai. Alva. Cattura Grey Scavatore. Griff. No, Sanchez. Equipaggio del coltello. Vai. Grey Scavatore, mo vediamo che cosa... cosa sa fare, eh. Biografia. Beh. Psichicamente sensibile. Dove posso vedere se riesco... Prigionieri. Allora. Intervallo tra evasioni? Mai. Resistenza rimanente? 16. Quanti dubbi ha il prigioniero di unirsi alla sua fazione? Quando raggiunge lo 0 può essere reclutato. Ok. Penitente. Resistenza di base 10-17. Non molta. Valore come schiavo 175 euro. Incremento reputazione rilasciato? Nessuna. Considerato colpevole? Termina in 23 ore. Recluta, rompi il ghiaccio. Per adesso non facciamo niente. Lo curiamo solo.
sto dalle mie cure, ringrazia mamma mia. Guarda, c'è pure Jumper che è ferito. Tutto ciò, questa non doveva essere la zona. Vabbè. Non doveva essere la zona. Come cavolo si chiama? Non doveva essere la zona dei prigionieri, ma lo è diventata. Va bene. Va bene. Mo' la facciamo una sorta di prigione leggermente staccata dalla base, però. Una questione di sicurezza. I prigionieri dentro casa. Non ce li voglio avere. Allora, dobbiamo smantellare i muri qui. E dobbiamo ampliare un po' la zona dei letti. Inizieremo tra un po' a essere già di più. Quindi produzione, strutture. Pavimento, sempre parquet. Vai. Proviamo a fare rompi il ghiaccio, vediamo se riusciamo a farlo diventare prima nostro alleato. Tanto Jumper è ferito, ma sta riposando, per fortuna. Guarda Griff come lavora senza sosta. Grande Griff. Stiamo una bomba qua. Grey Scavatore non è più capace di camminare. Allora, chi è il mio più diplomatico? Sanchez. Sanchez, mi parli con lo Scavatore. Oh no, il cibo è scarso. Ok, toccando a caccia. Inizia in realtà anche ad allevare qualche animale. Tipo, qua ci stanno i. C'è il casuario. Eh sì, allora. Alva e Griff, mi fate fuori sto casuario? Vendetta del casuario, ma Alba c'ha il pugnale, sono un deficiente. Ok. Grazie. Alba sta male. Vabbè, mo se va a cura quando ha fatto. Brava così. Mi ha macellato il casuario. Facciamo anche del cibo a sto punto, col fornello a legna, no? Allora, possiamo fare solo un pasto semplice, perché neanche troppi in realtà. Possiamo fare poca roba. Dobbiamo dare la priorità al cibo. Ah, intanto aspetta, perché produzione, banco da ricerca, ecco qua. Stavamo detto che lo devo mettere. Ok. Ora, quella sarà l'area medica, che poi amplieremo, ma per adesso è quella. Ci serve una zona per gli animali. Quindi, mobilio, pavimenti, ordini, strutture. Ecco qua. Gli animali io li metterei qua. Così.
Sì. Così mi piace. Oh, qua è pronto. Bene, perfetto. Allora, architetto, zona. Espandi zona autorizzata. Che vuol dire? Sono aree definite assegnate a coloni o animali. I coloni non accettano di lavorare. La devo fare. Come la fa? Come la faccio? Le zone utilizzate sono aree definite assegnate al colore animale. I coloni non accettano di lavorare o soddisfare i loro bisogni al di fuori della loro area autorizzata. Come la faccio diventare questa un'area autorizzata? Non si sa. Agricola, espandi, ok. Rimuovi zona autorizzata. E allora, intanto Griff e Sanchez sono quelli animali 10, 8. Griff. Il casuario. Il casuario, Griff. Allora, Gasolio potrebbe attaccare insieme ad un tentativo di addomesticamento. 10% di probabilità. Io non capisco perché non. Ah, giusto, non c'ho cibo. Allora mi dispiace, casuario. Ma ti mancerò. No, aspetta, aspetta, ancora no, ancora no, ancora no. Ci serve del cibo, eh? Produci mangime. Direi anche no. Non adesso. Non adesso. No. No. Aspettiamo un po' per il mangime perché mi serve roba a me ancora. Abbiamo finito il cibo, ragazzi. Questo è un problema gigantesco. Ed è qui. Perfetto. Ci serve carne. Jumper, c'è una mira che fa cagare comunque, eh? Ok. Buono. Questo si è ripreso, eh? Sta di scemondo, vai. Ok. Qui poi mi fai macellazione. Macellami gli alpaca. Bene. Molto bene. Che cazzo fai? Hai dato la carne cruda? Ok. Invece mi fai a sto punto un po' di pasti semplici e qui mi fai un mangime. Scusa, eh. Produci mangime. Ah, no, però mi servono 20 carne più 20 de. Altra roba che non so che è. Ok. Il cibo come l'ho fatto è ito, però, eh. Porca miseria. Ok, tocca iniziare a coltivare. Tocca iniziare a coltivare, signori.
Ordini. No, dov'è coltivo? Produzione? Energia. Zona agricola. Mettiamo qui. Metterei patate. Famo fieno. No, aspetta, facciamo riso. Nutrimento del tempo di crescita 3 giorni. Beh, facciamo riso. Facciamo un'altra zona. Le patate quanto ci mettono? 5-8 giorni. Ok. E poi un'altra zona ancora per il fieno. Una settimana mi ci impiega, porca troia. Ok. Dovete pulire tutto, bravi, bravi. Fermi un po'. Ah, eccolo, Grey. Me l'ha preso un corpo! Sta dindo sta! Ma come ti avvicini? Vado a cacciare sto casuario. Qualcuno mi cacci il casuario, per favore. Porca troia, Griff. Regolati però, eh. Bello mio, bravo. Trasportami il casuario morto. Ok. Macellatelo, va. Ma ogni volta che si può mi fanno un pasto. E questa è la prigione. O diventerà tale a breve comunque. Allora, sapete che cosa voglio fare però? Un muro. Perché è tutto figo, tutto bello. Però mi sento estremamente vulnerabile, quindi... Strutture... Vediamo un po'... Muro d'acciaio. 5 acciaio, io ce n'ho 202. Non è tantissimo, eh. Non è proprio tantissimo. Tipo... Ma di pietra non lo posso fare? C'è dell'altro acciaio che non ho raccolto però, eh. L'avevo visto da qualche parte, ma va capendo. Ma l'avevo visto. Dell'acciaio che mi era sfuggito. Eccolo. Eccone altro. Questo che è? Rottiamo di astronave. Lo posso smantellare? Forse ci creava altro acciaio. Altro acciaio. Può essere? Rottame d'acciaio ancora? Ok, Griff e Sanchez, dove stanno andando? Ok, raccoglie l'acciaio, perfetto, perfetto. Va bene. Mi sta bene. Grey. Dai, su. È nostro. Dobbiamo ampliare qua. Dai, ci siamo quasi. Ci siamo quasi. Qui avevo fatto? No. Abbiamo sto problema reale col cibo, eh.
Capibara diventato domestico? Un capibara è diventato domestico. Viene ora chiamato Capibara 1. Dove sta? Dov'è? Recinto necessario. Bene. Capibara 1. Sì, però. Una carovana proveniente da Basenium sta arrivando. Sono mercanti militari. Resteranno nei paraggi della colonia per qualche giorno prima di ripartire. Puoi attaccarli, ma questo farà infuriare la loro fazione. Io ho una mezza idea. Più che attaccarli. Proviamo a venderglielo schiavo. Ci facciamo un sacco di soldi. E forse riusciamo a comprare del cibo. È un tentativo che devo fare. Allora, dov'è Gray? Dov'è il mio schiavo? Non c'è. Perché non c'è? Non c'è. Non c'è. Non c'è punto. Non è che. Non c'è. Gray scavatore maschio. Eccolo. Il commerciante non vuole comprarlo. Ma dai, ma per quale motivo? Ma non è giusto. Oh. Oh, adesso abbiamo. Animali. Allora, gestisci zone. Gestisci l'automacellazione? No. Io decido quando, come e perché. Base, area 1. Lì, allora, gestisci zone. Quale sarebbe? Wilson. Docilità. Obbedienza. Tipo il capibara? No, aspetta, come cazzo? Devo capire. Che mica lo so come funziona sta cosa. Non nel recinto. Perché non ci vai? Gray. Famo finita di opporre resistenza? Dai, su. Alba, che cazzo fai? No, fermi. No, 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 no,
assoluta. Limitazione cibo. Che vuol dire? Modifica. Allora, crudo non si mangia. Non so se sono riuscito a impostarlo bene oppure no. Ah, Sanchez chiediamo. Allora, adesso che ce ne abbiamo 4, posso alternare un attimino. Devo capire meglio le limitazioni. Non devono proprio mangiare il cibo crudo. Ok, beh, signori, allora, come ho detto, dobbiamo in qualche modo capire intanto come cazzarola fa per indicare la zona degli animali qua, perché non ho capito. Non ho ben capito come funziona, ma me la vado a studiare un attimino bene. Questi, guarda come cazzarola sono armati. Arriva una cosa del genere e mi disintegra, ma va bene così. Detto ciò, dai, che sta roba è quasi matura. Diciamo. Nel prossimo episodio iniziamo a vedere veramente dove fa un muro. Andiamo un po' di più a caccia perché il problema è ancora quello del cibo. E poi devo capire come funziona il recinto perché sinceramente non l'ho ancora capito. Ragazzuoli, noi ci vediamo alla prossima. Aspetto qua sotto nei commenti. Buona sopravvivenza a tutti. Ciao.